matti più tuali. Vediamo un pochino se... Cosa stai facendo? Oh, niente, assolutamente niente. Ah, no, perché io ho sentito il nome di Dua Lipa. 10, 10, vedi, siamo ancora compatibili. Io e Dua Lipa siamo la coppia perfetta. No, 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 no. Te lo tiro, lo tiro. In realtà è stato solo un caso, perché stavo pensando, ma secondo te io mi dovrei fidanzare con te, anche se siamo già fidanzati, oppure con te però versione mercoledì, con Ninna mercoledì? Matti, scegli bene, perché quella è pazza, eh. Non lo so, visto che in questi giorni vivono sempre con noi, ho avuto questo dubbio, quindi vediamo un attimo una cosa. Matti più Ninna. Sì, sarà il solito 6, Matti, lo sappiamo già, vediamo. Sì, vediamo un po'. 6. Hai ragione, un 6. Vediamo invece Matti più Ninna mercoledì. Vediamo un po'. Oh, 5. Beh, sono meglio io, però ci arrivi vicino. Vabbè, senti, non nominiamoli nemmeno, perché a me fanno un po' paura, sinceramente, quei due. Hai ragione, lasciamoli stare, va. Andiamoci a fare una passeggiata. Ora? Sì, ora, dai, c'è una bella giornata. Va bene. No, no, tu non vincerai. È uscita la nostra nuova canzone Ninna e Matti, la sfida contro il tempo. Ascoltatela tutti e fate un TikTok o uno short dove la ballate. Sceglieremo qualcuno di voi per fare un balletto insieme. Ciao mercoledì. E tu chi sei? Sono mercoledì. Non credo. Sì, non vedi i miei capelli? Sono neri come i tuoi. Di mercoledì ne esiste solo una ed è femmina, cioè io, non maschio. Ah sì, certo, è femmina. Ma mercoledì è un personaggio cattivo e io sono la persona più cattiva che esista in tutto il mondo. Ti sbagli, tu sei solo la brutta copia. Da dove vieni? Io vengo dal cimitero. E tu invece? Io dal posto più buio della Transilvania. Quanti anni hai? Sentiamo. Infiniti, e tu? Io? 20. Non credete alle imitazioni, è quello falso. Sai che ti dico? Il vero mercoledì sarebbe molto più simpatico di te, quindi addio. Mi stai dicendo che sono antipatico? Io sono la persona migliore che esista in tutto il mondo. E anche la più spaventosa. Boom! Antipatico, ma perché mi ha detto che sono antipatico? Ma che è questo? Troppo colorato. Io non sono così antipatico in fondo. Perché ha detto questa cosa? Devo fargli cambiare idea. E una volta ho fatto anche ridere una persona. Sono passati 7 anni. Come faccio ad essere antipatico? Mercoledì? Dove sei? Dobbiamo parlare. Aspetta, ma sono io mercoledì? No, 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 anche lei mercoledì. Mercoledì, sei qui? Ti volevo dire una cosa. Io non lo accetto che tu mi hai detto che sono antipatico. Ma dove ti sei nascosta? Pensi di spaventarmi? Guarda che io non ho paura di niente. Assolutamente di niente. Ah! Ai, 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 che botta. Che peccato, ti sei fatto male. Ops, chissà perché sei caduto. L'hai voluta tu. Mai mettersi contro il vero mercoledì. Io ci ho provato a fare l'essere umano normale per essere amico di mercoledì, ma a quanto pare lei ha tirato fuori la versione più cattiva di me. Quindi utilizzerò uno dei miei strumenti per farle molto molto male. Dorme come se fosse morta, con la sua faccia bianca. Bene, bene, bene. Resta così e non muoverti, che ti metto delle belle manette. Finalmente un po' di divertimento. Iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, perché oggi qualcuno non uscirà vivo. Sono il mercoledì cattivo, ma invece fa schifo. Assistente! Eccomi, eccomi. Ma che è successo? Non lo so, mi sono ritrovata così. Ora devi toglierle. È un attimo, ma guarda, non ti si può lasciare un attimo da sola. Ah, sì, certo. Chi è stato? Almeno lo posso sapere? Secondo me quell'orrendo
dire che è stato abbastanza bravo. Cioè, ingegnoso. Ingegnoso. Ma tu da che parte stai? No, da nessuna. Da nessuna. Sai che si fa ora? Cosa? Tieni questo, dobbiamo cercarlo. E quando lo vedi, spara, non esitare. Ti sta sfuggendo di mano questa cosa, secondo me. Qui non c'è. Tu l'hai trovato? No, nemmeno qua, non c'è. Giuro che se lo troviamo gli stacco la testa. Il fatto di non trovarlo lo rende antipatico anche a me. Stiamo perdendo troppo tempo. Effettivamente, secondo me, arrendiamoci mercoledì. Basta, non si trova. Tu non sei una brava assistente, però, se mi dici queste cose. Ecco, ti pareva. Però ti giuro che se lo trovo, userò il mio coltello. Non mi resta che aspettare. Scarafaggi morti. Bello questo. Ci rincontriamo mercoledì. Quale onore. Vuoi per caso farmi spaventare di nuovo? No, non è questa la mia intenzione. Molto bene. Comunque la TV è mia, quindi non fammela credo. Vedere. Mm-hmm. È il momento di iniziare il mio piano. Ogni mercoledì odia l'affetto, quindi anche il mercoledì falso lo odierà. Mi stai toccando? Sì. Io non voglio essere toccato. Allora spostati. Va bene. Ma mi stai toccando ancora? Volevo stare un po' più comoda. Mamma, si è appoggiata su di me. Avete visto? Questa cosa è bellissima. Ma io sono mercoledì e quindi devo far finta di essere arrabbiato perché odio l'affetto. Scusami, ma dovresti spostarti, non possiamo toccarci noi. Ah, ok, scusa. Perché io odio l'affetto. Mi stai abbracciando? Forse. Io odio gli abbracci. In realtà li adoro. Non vorrei mica andartene da questa casa. Prego, la porta è lì, mi raccomando, non ti perdere. Forse è meglio che me ne vado. O forse potrei anche restare. Resto, ho deciso di restare. Uffa, ora provo la mossa finale, con questa se ne andrà. E che cos'è? Forse prima ho mangiato degli scarafaggi. Sono sì, quelli. Sembra una zampa di ragno. Aspetta, devo andare un attimo al bagno. Devi andare via? Ciao, au revoir. Forse ce l'ho fatta, è andato via dalla mia casa. Mercoledì mi ha baciato. Mercoledì mi ha baciato. Vi rendete conto? Forse lei è interessata a me. Questo è un sogno, questo è un sogno. Devo conquistarla. Lei è bellissima. Avete visto i suoi fantastici capelli neri e la sua faccia bianca cadaverica? Per non parlare poi di quei vestiti neri come la morte. Ok, devo farcela. Mercoledì deve conquistare mercoledì. Non so come farò però. Conquistarla. Ciao. Ciao, ma tu sei il mercoledì maschio? Sì, sono io. E tu dovresti essere l'assistente di mercoledì femmina? Sì, sono proprio io. Ok, avevo bisogno proprio di te. Senti, io non so come, ma credo che Ninna mercoledì si sia innamorata di me. Ma non farmi ridere, è impossibile. Lei non conosce sentimenti. E se ti dicessi che mi ha baciato? Ma se ti odiava! E quindi mi ha messo la mano intorno alla spalla, mi ha abbracciato e poi mi ha dato un bacio. Non la riconosco più, ma era mercoledì! Vabbè, quindi mi dai una mano? Sì, se mi dice che è così, sì. Oh. Per prima cosa però, dobbiamo vedere se siete compatibili. Aspetta, ma non vado da lei a corteggiarla? No, aspetta, ti faccio vedere. Fidati di me, il love test non sbaglia mai. Ninna mercoledì. Ma cos'è questa applicazione colorata? Mi fa schifo. Mercoledì ti aiuterà, fidati. Adesso che ho scritto i nomi, calcoliamo. È uscito 2, è buono, vero? Insomma, in base a questo test non siete molto compatibili. Ah, dammi qua, sicuramente questo coso non funziona. È un'applicazione, insomma, non può capire l'amore che io provo per lei. Se lo dici tu. Allora, passiamo alla prossima mossa. Mm-hmm. Secondo me, gli dovrei dare questo ragnetto. Questo ragnetto? Sì, lo so che è un po' colorato, però gli piacerà sicuro. Fidati, la conosco. Ok. Va bene, vado a dargli il ragno, augurami buona fortuna. In bocca al lupo. In bocca al lupo? Me li mangio io i lupi, sono mercoledì. Non so cosa succederà.
tornato mercoledì. Scusami se me ne sono andato. Di nuovo qui? Sì, certo. Ma io pensavo fossi andato via di casa. No, non me ne sono andato via di casa. Anzi, ti ho portato anche un regalino. E per te? È un ragno. Ma è colorato. Vabbè, ma la tua assistente, cioè, mi ha detto, io pensavo che fosse un regalo bello. No, ora puoi andare, la porta è là, ti ricordi, vado via, ciao. No, ehi. Vabbè, senti, forse siamo partiti col piede sbagliato. Volevo chiederti, tu conosci il love test? No. Con il love test possiamo scoprire se siamo compatibili, se ci amiamo, se ci possiamo fidanzare. Io e te. Ehi, ma sei tu che prima mi hai abbracciato. Sì, ma per mandarti via, non l'hai capito? Sì, certo, come no. Ad esempio, tu, Ninna Mercoledì, ti fidanzeresti con uno zombie o con un vampiro? Vampiro, ovvio, gli zombie puzzano. Ok, vediamo un po'. Ninna Mercoledì e vampiro uguale... 7! Abbastanza buono. Sì, l'ultimo mio fidanzato era un vampiro, ma l'ho ucciso. Vabbè, classico. E dimmi un altro nome, dai, con chi ti vorresti fidanzare? Con una lucertola. Con una lucertola, ok. Ma sei sicura? Mm-hmm. Lucertola più Ninna Mercoledì uguale 2, mi dispiace. Tu invece ti metteresti con me? Mm-hmm. Oppure con Ninna normale? Oh, scopriamolo, insomma. Ninna normale è carina, ma tu sei davvero brutta, brutta volevo dire. Mi fai quasi paura, comunque 5, niente di che. Vediamo invece con Ninna Mercoledì, cioè te. Magari questa volta è cambiato e non è di nuovo 2. Vediamo, ecco, 4. Siamo incompatibili, mi ma dispiace. 4 è buono, 4 vuol dire quasi amore. Sì, ok, basta. Vediamo un attimo, sono curiosa. Ninna Mercoledì più Matti Umano normale. Matti Umano, io lo odio quello. Sarà la mia prossima vittima, sappilo. Peccato che io con lui sto bene 5 e invece con te 4. Forse dovrei fidanzarmi con lui. Cosa hai appena detto? Mm-hmm. Ma lui si veste in modo colorato. Invece a te piacciono i vestiti oscuri. Vabbè, senti, io adesso me ne vado, ma troverò un modo per conquistarti, sappilo! Adios! Un saluto da Ninna! Da Dani! E da... Aspetta, abbiamo fatto un casino, io non sono Ninna. Ninna, devi salutare... Ninna? Ninna? Dove è finita Ninna? Tu sei sua amica, dove è finita Ninna? Ecco, infatti! E vado a controllare! Oh no, abbiamo perso Ninna. Falsacchiotti, abbiamo appena aperto il nostro nuovo canale dedicato agli shorts! Chi sarà il primo a iscriversi? Trovate il link in descrizione! Ninna, perché stai qui tutta sola? Sono arrabbiatissima. Ma con me? No. E con chi? Quell'essere di Matti è un essere brutto, un verme. Oh mamma, Matti! Eccomi, mi spieghi cosa è successo? Dovevamo iniziare il video. Tu lo sai che cosa è successo? Lo so, e non fare il finto tonto. Che cosa, Ninna? Sinceramente non lo so proprio. Ah, sì? Sì. Allora dimmi, dove eri ieri alle 23:57? Ah, non ti vengono le parole? Hai qualcosa da nascondere? No, non me lo ricordo, sinceramente. Te lo dico io! Eri di fianco a me sul divano che stavamo guardando un film. Sì, esatto, sì. Un film bellissimo, sì. Tra l'altro. E tu alle 23:58 e 0 secondi hai preso il telefono, hai aperto Instagram e hai messo mi piace a una ragazza. Ma che cosa stai dicendo? Non è vero. Sì, è vero, quindi io sono arrabbiata. Se mi vuoi lasciare dimmelo, perché tanto io ho già altri ragazzi in fila. Certo, allora dimmi un po', Ninna. Con chi ti fidanzeresti tra me, Matti, il tuo ragazzo e... Aspetta, non mi viene in mente il nome. Ah sì, il tuo calciatore preferito, Federico Chiesa, dimmi un po'. Federico Chiesa, sì, hai capito bene. Anzi, secondo me io e lui stiamo benissimo insieme. Io lo sapevo. Allora è tutta colpa tua, abbiamo litigato. Oh. Io ho litigato con te. Matti! Che c'è? Cosa ci fai dentro la casetta? Sono triste. Triste? Triste e arrabbiato. Stavo piangendo nella casetta, ok?
No, e perché il mio amico stava piangendo nella casetta? Lo sai che cosa mi ha detto Ninna prima? Lo sai cosa mi ha detto? Che ti puzzano i piedi? Sì, ma lo sappiamo tutti ormai. Ma con questa storia non mi puzzano i piedi, vuoi controllare? No, che ti ha detto? Mi ha detto che lei preferirebbe fidanzarsi con la sua crush, il calciatore italiano che tanto adora. Ed è vero? Sì, ha detto così, nel senso ha detto io preferisco Federico Chiesa a te, capito? Ha detto che preferisce... No, io intendo, è vero che starebbero bene assieme, hai controllato sull'app? Quale app? L'app del Love Test, quella ti dice al 100% se due si amano oppure no. Sinceramente non ho provato, ottima idea. Tu sì che sei un vero amico. Ok, questa è l'applicazione del Love Test. Esatto. E adesso cosa dovrei fare? Allora devi mettere sopra il nome di Ninna. Ok, e come si chiama Ninna? Gertrude. Ah no, sì, è Gertrude. No, ma che stai dicendo? Aspetta, si chiama Ninna ora che è ovvio che si chiama Ninna, Matti, era un test. Ok, e il secondo nome mettiamo Federico Chiesa. Ecco qui, quindi adesso clicco calcola. Ok, e questo ti dirà se quei due sono fatti per stare assieme oppure no. Vediamo. 7. È un 7? Beh, ok, un attimo, non sappiamo la scala, quindi può essere 7 su 1000. Ah, ok. Vabbè, comunque io e Ninna ci amiamo tanto e stiamo insieme da tantissimi anni, quindi sicuramente uscirà un voto più alto, no? Vuoi che controllo io? Sì, controlla tu che è meglio, ma tanto sicuramente uscirà un 10, giusto Robby? Meno 4. Cosa? 6? Uscito 6. Aspetta, quindi mi stai dicendo che Ninna starebbe meglio con Federico Chiesa? Un attimo, ho due soluzioni. Uno significa che sei perfetto. Ah, ok. Oppure un altro è al contrario, guarda, così è un 9. Oh, wow, sei sempre così simpatico. Sono davvero arrabbiata, non lo perdonerò mai. Ma Ninna magari era uno scherzo, non è la realtà. Questo non è un bello scherzo, perché lo so che io poi sono gelosa, che vedo a chi mette mi piace su Instagram. Sì, gelosa. Adesso vi voglio fare io una domanda a voi due che chiacchierate sempre in sottofondo. Ah, sì. Dimmi un po'. Sentiamo. Adesso glielo chiedo, adesso è pericoloso. Voi avete dei ragazzi con cui vi vorreste fidanzare? Io non lo voglio sapere. Ninna, stai attenta alla risposta, potrebbe essere pericoloso. Sì. Ok. Anche tu. Anche io sì. Cosa? Uh-huh. L'avete detto, eh? Bene, allora Ninna, dimmi un po', vediamo un po'. Con chi ti fidanzeresti tra me, questo qui? Proprio lui. Sì, abbiamo capito. Non il tuo calciatore preferito, ma il calciatore più forte del mondo, Cristiano Ronaldo. Allora, dobbiamo elencare tutte le cose che hanno. Allora, Matti puzza, è cattivo, risponde male, non mette mai in ordine, mangia davanti a me che sono a dieta. Esatto. Ma è molto gentile, sì. È premuroso e ti ama tanto. E ho dei bei capelli. Esatto, bellissimi, profumano. Sì. Senti. No. Aspettate, avevo un altro difetto che mi hai fatto dimenticare, Robby. Vabbè, comunque invece Cristiano Ronaldo è alto, muscoloso. Sa giocare a calcio benissimo. Gioca a calcio. È famoso, ha un bel sorriso. Robby, perché ho l'impressione che anche Dani preferisca Cristiano Ronaldo a noi? Robby, io sono d'accordo con la mia amica. Sì, voi avete sempre torto e noi abbiamo sempre ragione. Esatto, quindi pensandoci bene, Cristiano Ronaldo. Non ci posso. E sentiamo. Dimmi un po', dai. Tu ti fidanzeresti con me? La bellissima ragazza dai capelli torti, certo. Gli occhi azzurri, bellissimi. Azzurri. E Ariana Grande? Ariana Grande? Beh, scusami Ninna, ecco, come dire, è una grandissima cantante, devo ammetterlo, giusto Robby? Senti, è una bella cantante. Se la cava, non quanto Ninna, eh? Non quanto Ninna. Anche perché io so cantare benissimo, vero? Esatto, infatti io, tra voi due, preferisco fidanzarmi con te. Bravissimo, prova superata! Secondo me non è vero, Dani. Ora fammi una domanda a Robby. Robby? Sì, dimmi. Chi preferiresti tra me e Charlie D'Amelio? Wow, la TikToker famosissima, Robby. Non puoi sbagliare. È difficilissimo. Ma Robby, ci stai pensando troppo. No. Non so chi sia Charlie D'Amelio. Non è vero, sei un falsacchiotto, lo sai benissimo. È vero, lo so, però stavo prendendo...
perdo tempo. Datemi che devo pensarci. Veloce. Faccio come ha fatto Ninna. Allora, lei sa ballare, credo sia alta e simpatica, molto simpatica, molto creativa, si sa vestire bene, poi sicuramente è ricchissima, ha un bel sorriso, ma stai facendo un casino. E ora devi elencare i pregi di Dani. Anche io ho fatto danza, anche io sono molto simpatica. Sì, finisce sempre il cibo che ha nel piatto. Ma sono io, ma, stai dicendo... Mangia un sacco di Nutella, quindi è molto dolce, e poi un brufolino che è andato qui. Qualcuno sa che basta, sai che ti dico? Anche tu insieme a Matti siete davvero antipatici e io starò per sempre con la mia amica e noi adesso siamo molto arrabbiati con voi. Ma sì, tu me l'hai chiesto. Poi non è giusto, voi siete cattive, ecco. Ah, meglio, ciao. Ninna, ho sentito parlare di questa applicazione Love Test. Stai tranquilla, l'ho già scaricata e ho già fatto una prova. Poi dovrei provare anche Robby con Charlie D'Amelio. Eccola qua l'applicazione. Allora, vediamo, prima metto Robby. Sì, e Charlie. No, non si scrive così. Non sarò capace di scrivere. Aspetta, D'Amelio. Vediamo. Io non voglio guardare. Ok, te lo dico io. Sì. Sì? Cosa sta uscendo, Ninna? E ora? Tre! È uscito un tre, quindi Robby è destinato a stare con te, no? No? Sì, ma adesso non mi merita più. Adesso vediamo un attimo. Vediamo che cosa uscirà. Nove! Ecco, io lo sapevo che siamo fatti per stare insieme tutta la vita. Sì, nove, un amore quasi perfetto. Però, Dani, attenta. Quasi perfetto. Quasi. E invece, te lo dico io una cosa bella, te lo dico io. Matti, secondo me, ha detto Ariana Grande. Sì, no. Ma lui ama Dua Lipa. L'ama. Sei sicura che vuoi saperlo? Sì, lo so. Lei l'ama. Sta diventando rosso. Ninna? Oh, aspetta, vediamo, controlliamo. Sì, è proprio 10. Ma mi vado, sono ancora più arrabbiata di prima. Mi hai tradito. Oh, e io ora cosa faccio? Certo che c'è da dire che Charlie D'Amelio è proprio bravo a fare TikTok. Fa tipo, vai. Wow, potreste farlo insieme. Cosa state facendo? Copri! Fammi vedere! No, non faglielo vedere. Cosa non mi deve far vedere? No, aspetta, togli quel nerf! E dimmi tutta la verità! Assolutamente sì, Robby stava guardando le foto di Charlie D'Amelio. No, poi ha guardato anche TikTok e li ha imitati. Cosa? Stavo cercando il regalo per te! Non è vero, ti ho visto che stavi sculettando! Sì, faccio un corso di ballo così ti porto fuori a ballare! Io non ti credo! E adesso, sai che ti dico, Matti? Anche Ninna è super arrabbiata con te! Quindi io e Ninna siamo arrabbiatissime! Scusami, perché Ninna è arrabbiata? Perché il Love Test ha detto che tu e Dua Lipa stareste benissimo insieme! E quanto è uscito? 10! 10? Ok, gli mando subito un messaggio. Stavo scherzando, ovviamente. Dai, stavo solamente scherzando. Mi state facendo arrabbiare tantissimo. Adesso chiamo Ninna e vedete cosa succede. Matti, invia. Stai cercando? Hai mandato un messaggio a Dua Lipa? Sì. Beh, magari mi risponde, no? Spiegatemi perché mi avete fatta tornare qua. Sì, infatti, anche a me. Ascoltatemi bene, mi sono stancato di questa situazione. Stiamo litigando da 2 ore. Colpa vostra. Oh, uffa, dobbiamo smetterla, capite? Dobbiamo smettere di litigare. Esatto, perché si sta avvicinando pranzo e io ho fame. Quindi non so cucinare, dovete bisogno di... Così non stai risolvendo la situazione. No, infatti, Robby, per niente. Io, Ninna, ho 10 con Dua Lipa. O sono la coppia perfetta con Dua Lipa. Sì, ho notato. Ma in realtà sono fidanzato con te. Sai perché sei fidanzato con me? Perché Dua Lipa non ti calcolerebbe mai. Non è vero, è semplicemente che mi sta molto simpatica. E poi anche Robby prima imitava i TikTok di Charlie D'Amelio. Sì, ma sono solamente perché poi ti imparo bene a ballare e te li mostro, così ridiamo assieme. E poi c'è da dire la verità, io lo so che nel tuo diario segreto c'è una foto con Federico Chiesa. E voi lo sapevate? Il diario segreto, Ninna? Sì, esatto. Beh, ma questo non vuol dire niente. Tutti abbiamo un idolo a cui ci ispiriamo. Quindi Ninna si ispira a Federico Chiesa. Vuoi fare un calciatore, Ninna?
No, io in realtà mi vorrei fidanzare con Federico Chiesa. Vediamo un po', Dani, qual è il tuo idolo, visto che dici che tutti ce l'hanno? Ah, sì, è vero. Beh, io ce l'ho, ed è l'attore che fa Thor. L'attore che fa Thor. Sì. Mannaggia. E sono sicuro che è anche più muscoloso di Robby. No, sì, esatto. È anche una super tartaruga ed è fortissimo. Allora, facciamo in questo modo. Adesso prendiamo l'applicazione del Love Test e la utilizziamo per l'ultima volta, ok? Ok, okay. D'accordo. Io sono ancora molto arrabbiata, dammi qua. Ok, vediamo un po' che cosa scrive. Chi controlli? Matti. Sì, Matti. Voglio vedere se anche tu hai qualcosa con Charlie D'Amelio. No, aspetta un secondo, quella è la crush di Robby, non la mia. Sì, però la vedevi dal tuo telefono prima, eh. Ah, effettivamente. Vediamo un po'. No, 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 no! Hai un demone per le ragazze famose? No, ma in realtà io non, nel senso, la ammiro molto, è brava a ballare. La sera ti dico, adesso prova Robby con Dua Lipa. Vediamo. Con Dua Lipa? Ehi, no, ehi. Esatto, non ho mai sentito neanche una canzone di Dua Lipa. Ah, sì, sì, vediamo. Forse qualcuna. Ti sei salvato. Sì, 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 sì. Effettivamente è vero, ma secondo me voi state esagerando. Sì, okay. State esagerando tantissimo. E poi sono curioso di vedere una cosa. Nina, tu adori Federico Chiesa, vero? Lo amo, non lo adoro. Quindi voglio vedere cosa succede se metto Dani con Federico. No, però, no, 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 Sette non è 10. Sì, aspetta, ma ero uscito 7 anche con te prima. Ah, me lo vuoi fare, va bene. No, ehi, calmi, calmi, fermi tutti. Come adesso. Ti stai facendo litigare? No, guardami, guarda. Tu sei fidanzata con me, non con Matti. E con me è uscito 9. Aspetta, ma sei sicuro che tu sei fidanzato con Dani? E se invece Robby volesse essere fidanzato con... Come? Cosa? No, te lo giuro, Matti, no, te lo giuro. No, 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 no. Nina è una mia carissima amica. Uh-huh. Però mi fidanzerei con lei, mica. Vediamo. Robby più Nina uguale. Uguale? No, no, dopo questo. Dopo questo me ne vado. Posso spiegare, posso spiegare. Basta, io e te ci siamo lasciati e tu sei anche colpevole di questa cosa. Sì. Bene, direi che questa era l'ultima. Adesso io prendo l'applicazione e la disinstallo, ok? Ok. 3, 2, 1. Fatto. Bene, questa applicazione non esiste più. Uh-huh. E adesso, amici come prima? No. Cosa? Federico, pronto? Ciao, come va? Oh, non ci posso credere. Ah, Matti! Eh? Ma io adesso con chi sono fidanzato? Non ne ho idea, Robby. Ci sentiamo presto. Voilà! Mamma mia, sono diventato un giocatore di pallavolo. Un giocatore di pallavolo! Sei... Pallavolo! Che c'è? Sei pazzo, lo sapevo. Ma sarei io quello pazzo? Ti sei spuntata da dietro il mio divano mentre io stavo palleggiando col mio peluche? Sì, perché ho una domanda fondamentale. Praticamente questa notte ho sognato una cosa che non ti puoi immaginare. Ad esempio, Willy che cavalca un cammello? Non lo so, io l'ho sognato. No, non ho sognato questo, è una cosa terribile che hai fatto tu. Ah, io? E cosa avrei fatto in questo sogno? Vediamo. Vuoi che te lo dico? Beh, ormai sei venuta qui, mi hai spaventato, ho perso il mio peluche, quindi sì, almeno questo dimmelo. Ho sognato che ti eri fidanzato con Kissy Missy. Con Kissy Missy? Sì. Ma intendi questa Kissy Missy? Proprio lei. Beh, aspetta un secondo. Ora va bene che lei è rosa, è tutta pelosina, abbastanza carina. Ma ti ricordo che Kissy Missy è un personaggio horror, è un personaggio cattivo, no? Hai detto abbastanza carina. Vabbè, era per dire, dai, è un bel rosa, la sua tonalità di rosa solo. Allora, quello. Allora sentiamo. Preferiresti metterti con me? O con Kissy Missy? Ah, beh, ottima domanda. Uh-huh. Devo un attimo pensarci. Dammi un po' di tempo, sì, ci vado a pensare. Uh-huh. Pensaci, ci aspetterò qui. Ninna o Kissy Missy? Ninna o Kissy Missy? Boh, sinceramente, non so cosa scegliere. E poi perché mi sta facendo questa domanda? Non è che se Ninna sogna che io mi fidanzo con Kissy Missy, poi mi fidanzo davvero nella vita reale. Kissy Missy ha tante qualità, ora che ci penso. È alta,
è rosa, ha un grande sorriso e delle grandi labbra. Beh, Ninna invece è più bassa e non è rosa e non ha delle grandi labbra. Però Ninna è Ninna e Kissy è Missy. Non posso dare questa risposta a Ninna, assolutamente no, perché sono sicuro che poi andremo a litigare, ne sono sicuro al 100%. Quindi è arrivato il mio momento, so cosa fare. Ok, ci sono. Ho preso la mia decisione. Ho aspettato qui 5 minuti, quindi spero che questa decisione sia giusta e bella. Giustissima, senti qui. Sai come ti rispondo tra con chi ti fidanzeresti tra Kissy Missy e Ninna? Con un'altra domanda. Infatti ti chiedo, tu mia cara Ninna, con chi ti fidanzeresti tra Matti e Aghi Waghi? No, 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 non lo accetto, non lo accetto. Ah, adesso sei in difficoltà anche tu, eh? Lo sapevo, missione compiuta. Te l'ho fatta prima io la domanda, quindi è inutile che mi chiedi con chi ti fidanzeresti tra te e Aghi Waghi. Quindi con chi ti fidanzeresti tra me e Aghi Waghi? Sto aspettando. Te l'ho fatta prima io la domanda, devi rispondere tu. Non me la ricordo più, intanto rispondi tu alla domanda, poi rispondo no, io. No, con chi ti fidanzeresti tra me o Kissy Missy? Con chi ti fidanzeresti tra me e Aghi Waghi? Senti, basta, io mi sono stancata. Allora, sentiamo un po', ti faccio un'altra domanda, visto che non mi vuoi rispondere. Nemmeno tu mi vuoi rispondere, se per questo. Con chi ti fidanzeresti tra Matti, io, questo qui, e il tuo calciatore segreto preferito che non nomini mai, ma che tutti sappiamo che sei innamorata di lui? Ovviamente sto parlando di Federico Chiesa. Ecco, lo sapevamo tutti. Comunque, io sono già fidanzata con te, quindi, beh, so come sei fatto, però non lo conosco lui, quindi ecco, magari potrei conoscerlo. Diciamo a tutti come stanno le cose. Ninna, da quando ha guardato il torneo europeo di calcio, ha visto che nell'Italia giocava un calciatore di cognome Chiesa, e lo segue su Instagram ogni giorno, ragazzi, è impazzita, è letteralmente innamorata di lui. Ragazzi, dovete sapere che si è anche lasciato, quindi Federico, se vedi questo video, chiamami. Non ci posso credere. E anche questa volta non ho ancora ricevuto una risposta. Falsacchiotti, secondo me, se voi pensate che io sia molto più bravo di lei, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, perché lei è una falsacchiotta traditrice, ecco cos'è lei. Allora ti rispondo, se vuoi una risposta, io sceglierei Federico Chiesa. Cioè, tu ti fidanzeresti con lui al posto che con me? Ovvio. Ok, questa situazione è abbastanza imbarazzante per me. Allora te la faccio io ora la domanda. Scusami, tu hai sempre scelto Dua Lipa rispetto a me, quindi con chi ti metteresti tra me e Dua Lipa? Sentiamo. Lo vuoi sapere con chi mi metterei? Sì. Mi metterei esattamente con lei, con Dua Lipa. Ma solo perché tu hai detto che ti fidanzeresti con Chiesa, perché se no io non ti avrei mai tradita. Mai e poi mai, ecco. Ah no? Allora mettiamo il replay di tutte le volte che mi hai tradita. Ho sempre sognato una vita insieme a te. Finalmente il nostro sogno si è realizzato. E infatti guarda che è uscita, ecco chi è. Dua Lipa, sono la tua fidanzata. Pure Kinetor lo sa, vedete come stai tradendo. Matti e Dua Lipa. Uffa, ancora con Dua Lipa. Ti ho detto che la nostra storia è finita. Sicuramente uscirà 1-0, ne sono sicuro. Vabbè, come dire, ma erano vecchi quei video, non c'entra più niente, ora la storia è cambiata. Sei un vero falsacchiotto. Allora, facciamo in questo modo, ti chiedo una tregua. Io non ho mai parlato di Dua Lipa e tu non hai mai parlato di Chiesa, ci stai? Ci stai, te lo dico io. Prossima domanda, mia cara Ninna. Con chi ti fidanzeresti tra me, quindi Matti, il più noto e famoso youtuber del mondo, e Robby, il nostro amico? Federico Chiesa. Ah, no, scusa, non era... Dai, dopo questa me ne vado, ma io me ne vado. Federico, chiamami. Ma l'avete sentita? L'avete sentita? Io non so più che cosa dire. In questo momento potrei arrabbiarmi con Ninna, smettere di parlarle per non lo so quanti giorni. Ma invece mi è venuta un'idea molto più divertente per vendicarmi. Siete pronti allo scherzo più pauroso del giorno? Oh, Ninna, sì. Continua a dire che sei innamorata del tuo calciatore preferito. Ora vediamo cosa succede. Dai, Matti, non ho detto niente di grave. Torna qui, che sarà mai? Ho detto solo che sceglievo Federico Chiesa, mi sono sbagliata, potevo dire qualsiasi altro nome, ovviamente ho detto il suo, ma perché...
Ops. Sei sicura di stare bene, Ninna? Guarda, c'era un ragno sulla tua testa. Meno male che sei scappata in tempo. Aiuto! Il mio ragnetto! Ops, non mi puoi fare questi scherzi. Sai che io odio i ragni. Vabbè, dai. Mi sembra il minimo per tutto quello che mi hai detto e che mi hai fatto. Ok, allora ti faccio io una domanda. Sentiamo un po'. Con chi ti fidanzeresti? Tra Chissimissi e Dani, la nostra amica? Tra Chissimissi e Dani? Oh, beh, questa è una bella domanda. Fammi pensare, fammi pensare. Stai pensando troppo. Ok, ci sono. Scelgo Chissimissi. Ah sì, scegli Chissimissi? Allora bene, sentiamo. Con chi ti fidanzeresti, tra me o Chissimissi? Rispondi ora. Oh, aspetta, mi prude la parte sinistra del naso. Devo un attimo grattarmi, ok, ci sono. Allora, ti stavo per dire che mi fidanzerei. Aia, ho un dolore al braccio. Ma ti devi rispondere. Facciamo in questo modo. Scopriamolo con il love test. Se sono più compatibile. Un attimo, però, lo stavo facendo io. No, faccio io, perché tu puoi ingannare questo test. Ok, va bene. Mettiamo come primo nome Matti. E come secondo nome proviamo il mio. Vediamo cosa esce. Va bene, perfetto. Però aspetta, prima di cliccare calcola, devo fare una cosa. Prima ci tenevo a fare un grandissimo saluto a Sofia Stella, che non è assolutamente questo pupazzo, ma è una delle persone che ha ordinato la nostra nuova felpa di Ninna e Matti. Grazie mille, Sofia. Grazie, ma Matti sta temporeggiando, lo stai vedendo? Aspetta, aspetta, non ho finito di temporeggiare. Vi volevo ricordare che nel link in descrizione, ninnaemmatti.it, trovate le nostre nuovissime felpe e anche il libro autografato, il nostro libro, il nostro primo e unico libro. Ok, ok, perfetto, lo trovano sul sito di ninnaemmatti.it, perfetto. No, devo ancora dire un'altra cosa. Ecco, beh, domani io andrò a mangiare la pasta. Matti, non ci interessa, basta, vediamo questo love test. Matti più Ninna, quanto esce? Vediamo, calcola. Guarda. Uno, due, tre. Sei. Non c'è male. E allora, vediamo subito, facciamo il test. Matti più Chissimissi. Sei sicura di volerlo fare? Sì. Ok, va bene. Vai, vediamo. Calcola. Ti prego, dimmi che esce meno di 6, dimmi che esce meno di 6. Vedi, 2. Io non sono un traditore. La mia relazione con te vale di più di quella con Chissimissi. Invece fammi vedere un po'. Fammi vedere un po' a me. Fammi vedere, fammi vedere. Allora, tu gli credi? Io no. Ninna e Aghi Waghi. Ricordati che con me tu hai preso 6. Invece con Aghi Waghi hai appena preso 4. Vedi? Io non ti tradirei mai. Però voglio un attimo vedere come sarei io con Federico Chiesa. No, aspetta, non lo voglio vedere, ho troppa paura. Ninna, Ninna, è per provare. Se esce più di 6 me ne vado. 7, un punto in più. Potrei scrivergli un messaggio su Instagram, quindi. Scrivigli, scrivigli, vediamo se hai il coraggio. Sì, caro mio, ce l'ho il coraggio. Tieni lui. Ok, lo stai seriamente facendo? Beh, perché devo dirglielo che siamo molto compatibili, no? Non ci posso credere. Ecco, questo è il profilo del mio futuro fidanzato. E ora gli scriverò un messaggio. No, 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 secondo me non è vero. Questo video io non lo voglio pubblicare più, ti dico la verità. Non lo voglio proprio più pubblicare in vita mia. Sto scrivendo, scusa. Ciao Fede, come va? Ma cosa vuoi che ti dica? Non ti risponderà mai. Perché lui lo sa che sei fidanzata con me. Aspetta, aspetta. Matti, non mi interrompere. Oh, so mamma. Che ti sei operato da poco. Spero tu stia bene. Ma seriamente? Ciao. Ma sei seria? Non ci voglio credere. Quindi, insomma, io gli ho scritto. Però questo non è tradimento. Ma l'hai inviato davvero? Ma sbrigati, cancellalo, annulla quel messaggio. Ma cosa fai? Magari mi risponde, ci prendiamo un caffè. Ma io pensavo stessi scherzando. Elimina subito quel messaggio. Annullalo. Vabbè, non ci voglio credere. Va bene, tu avrai anche 7 con il tuo amichetto Chiesa. Ma tu ricordi? Tu ricordi invece Matti più Dua Lipa che risultato dà, vero? Te lo ricordi? Vediamo, vediamo. Ti rinfresco la memoria subito. Sì. Te la rinfresco subito. Ecco che risultato dà. Una coppia perfetta. Matti e Dua Lipa. Best coppia forever. Sì, best coppia forever, ho
ok, tutto bellissimo, ma lei non ti ha mai risposto su Instagram? Ah, no? E allora guarda un po' qui, una volta abbiamo fatto anche una videochiamata insieme. Guarda, guarda. Sto facendo la videochiamata, l'ho fatta con lei, ero qui in casa e lei mi ha mandato pure un bacino e un cuoricino, te lo ricordi? Sì, Matti, mi ricordo. Senti, sai qual è il mio gatto preferito? Piadina. Esatto, voglio vedere quanto siete compatibili, perché se lei è compatibile più con te che con me, allora significa che non mi vuole bene. Ah, beh, Ninna, forse non dovresti cercarlo, magari potresti scoprire una brutta sorpresa. Perché io e Piadina siamo compatibili! 10 più! Non era mai uscito 10 più! Non era mai uscito! Fazzacchiotti, dovete sapere che noi facciamo questo gioco, Love Test, da più di 2 anni. E chi ci segue dall'inizio del canale sicuramente lo saprà. Ma non era mai uscito 10 più! Piadina non mi vuole bene, aspetta, vediamo Ninna con Piadina. Secondo me anche uscirà 10 più, non ti preoccupare, stai tranquilla. Vedi, 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 e... Dai, dai! 9, beh... Perfetto, quasi perfetto. Significa che non mi vuole bene la mia piadina. Io gli volevo un sacco bene. Aspetta, no, no, non metterti a piangere però. È andata via. Vabbè, ho una relazione perfetta con il nostro gatto. Sono forte, eh? Piadina, io e te saremo una coppia perfetta per sempre, vero? Per sempre insieme.